Buongiorno ragazzi, per chi volesse sostenere il canale degli esonerati, lo può fare gratis con un semplice clic qua e attivando la campanellina. Vi ricordo di condividere la live di venerdì sera giù le mani dall'Inter su tutti i vostri social perché sarà una live bella rumorosa. Detto questo, ragazzi, ma parliamoci chiaro, ma che gioco fantastico lei il calcio. Calcio è un gioco fantastico, c'è poco da fare. Il calcio è un gioco fantastico. Volevo salutare quelli del Milan. L'ho vista la partita ieri. Ho visto un 20 minuti di Atalanta e ne poteva fare 3 di gol, proprio massacrati. Si lamentano per il rigore. Allora, io voglio dire una cosa, in generale, senza offendere nessuno, la dico in maniera ironica. Molte persone spacciano per verità i propri disordini mentali, tipo quello che vuole querelare perché ho letto un articolo di giornale, ho letto un articolo di giornale e vuole querelare me. Devi querelare il giornale, non me. Comunque, se vuoi mandare una querela perché ho letto un articolo di un giornale, mandala pure perché almeno vado in vacanza gratis quest'estate. Io e tutta la mia famiglia, non ci sono problemi. In un 5 stelle, Franco Rosso mi aspetta. Vai tranquillo, manda pure la querela perché ho letto un articolo di un giornale. I propri disordini mentali li spacciano per verità. Come ieri sera c'è un rigore clamoroso su De Ron, come si chiama, quello dell'Atalanta, dove addirittura il primo difensore lo spinge e il secondo lo butta giù. Gli hanno fatto sandwich. Ma di cosa stai ragionando? Voglio capire io. Di cosa ragioni? Vi ha massacrato l'Atalanta, di cosa state ragionando? E c'era un rigore clamoroso. Rigore clamoroso per l'Atalanta. Ciao. Ora prendete più per il culo, eh. Aspetta, aspetta, perché a Firenze si dice San Giovanni non vuole inganni. Aspetta perché il bello deve venire. Detto questo, ragazzi, perché nelle ultime partite stiamo donando un po' di fatica, la condizione fisica. Si vede che non è ottimale e su quello non ci piove. Ma uno dei motivi per cui, per come la vedo io e non ho la verità in tasca, uno dei motivi per cui l'Inter sta durando un po' di fatica è perché gli esterni non vanno. Cioè, Inzaghi alla Lazio mi sembra che fece addirittura una puntata su Sky dove spiegava perché era ospite a Sky, dove spiegava perché gli esterni sono fondamentali per il suo gioco. Cioè, gli esterni dell'Inter attualmente hanno fiato corto e lasciano troppi spazi, quindi è per quello che stiamo durando tanta fatica, anche perché gli esterni non stanno rendendo come hanno sempre reso. Giuse Mattaremi, Taremi, allora, per come vedo il calcio io, ok, dove questo è un calcio dove a livello economico devi stare molto attento, non è più il calcio di 20 anni fa, dei Moratti, dei Berlusconi, degli Agnelli, è un calcio dove purtroppo ci sono molte più restrizioni e dove non ti puoi muovere. Capito? Dove hai un margine di manovra ristretto, anche perché se arriva una nuova proprietà, arrivando una nuova proprietà all'Inter, non è che il primo anno puoi spendere 500 milioni sul mercato. Ci sono comunque dei paletti di cui tener conto. E io penso che un giocatore di calcio, anche un attaccante, prendiamo l'attaccante che ha un ruolo particolare, un attaccante che ha alle spalle una squadra forte e che chiede 4, 5, 6 milioni, come chiede per esempio Taremi a giugno, liberandosi a zero, Taremi chiede 5, 6, 4, 5 milioni, mi sembra, più al procuratore, la quota per il procuratore. Insomma, è un'operazione, l'hanno spiegato benissimo ieri, da circa 35-40 milioni su un giocatore di 32 anni. Già per quello io la scarterei. Ma un giocatore che chiede 5 milioni, ragazzi, parliamoci sinceramente, e che ha alle spalle una squadra forte, quando si alza a livelli alti, deve fare la differenza. E secondo me Taremi non è un giocatore che a livelli altissimi può fare la differenza, anche perché a livelli alti non ci ha mai giocato. Molti di voi hanno in testa la partita che fece contro di noi Inter Porto, no? Dove poi fece gol Lukaku, dove fece gol Judaku fece gol perché andò sul palo, il Porto rimase in 10, Pepe espulso e andò bene fortunatamente quella partita. Ma per come la vedo io, Taremi non è un giocatore che può spostare gli equilibri all'Inter. Molto semplice. Io rispetto le opinioni altrui, ma voi rispettate la mia. Per me Taremi non è un giocatore che può spostare il livello, perché se devi prendere una terza punta e incominciare a 32 anni a dargli 5 milioni, siamo punto e da capo, ragazzi. L'ho spiegato ieri, per come ho spiegato ieri il mio punto di vista, non la verità assoluta, perché l'è diverso.
Esterni fiato corto, la volevo chiamare Stern, lo volevo chiamare questo video Esterni fiato corto, perché? Perché a destra hai solamente Dumfries che può fare 90 minuti. Avevi Darmian, ma Darmian ha dovuto fare il vice Pavard, e avevi un giocatore che non ha nulla a che fare con la sportività, perché ragazzi, per come vedo il calcio io, il calcio è spettacolo e sportività. Quindi io un profilo come Cuadrado non l'avrei mai preso in considerazione, più volentieri avrei messo uno della primavera. Comunque sulla destra avevi solo Dumfries in grado di farti 90 minuti tutta fascia. Cuadrado è un giocatore da 30 minuti e c'era Darmian adattato, che Darmian ormai lo abbiamo notato tutti, grandissimo professionista, grandissimo giocatore. Tutte le mamme vorrebbero, per le proprie figlie, vorrebbero Darmian come fidanzato. Siamo d'accordo? Non lo so dove è il cinese. Non continuare su questa, non lo so dove è il cinese. Ma a parte questo, sulla destra eravamo messi male, perché Darmian ormai gioca solo di posizionamento. Darmian ha fatto il braccetto per tutto il giorno d'andata, e come l'ha fatto il braccetto? L'ha fatto benissimo. Però incomincia ad avere livello di preparazione o non livello di preparazione, forma o non forma, Darmian comincia ad avere 35 anni e non ha più quella spinta che aveva prima. Quindi noi sulla destra eravamo già lì. Sulla sinistra c'hai Di Marco, c'hai Carlos Augusto, che Carlos Augusto a livello tattico deve migliorare. Io a volte lo guardo, Carlos è un giocatore, lo sapete, a me piace tantissimo. A volte lo guardo e dico, ne parlavo anche con Michele stamattina, e saluto, io ho le stesse sue sensazioni. A volte lo preferisco braccetto e a volte lo preferisco esterno. Sono un po' combattuto, ma devo riconoscere che Carlos Augusto a livello tattico deve migliorare, perché forse non abbiamo tenuto conto di una cosa, che nel Monza lui aveva molta più libertà tattica, perché quando affronti il Monza, le squadre quando affrontano il Monza si giocano la partita, cercano di vincerla, ti lasciano molti più spazi. Giocando nell'Inter per lui è diverso, perché non ti lasciano tutti gli spazi che ti lasciavano contro il Monza, quindi devi cambiare un po' anche la tua impostazione di gioco, mi capisci? E ha bisogno di tempo. Questo per Carlos, che è un giocatore che io stimo tantissimo, al pari di Thuram, potrebbe essere un anno transitorio, ovvero sia dove deve assimilare certe cose e soprattutto dove in quest'anno deve capire come funziona una grande squadra, anche se è stato convocato in nazionale brasiliana. Ecco, quindi Buchanan, ve l'ho detto. Cosa ha detto, cosa hanno detto stamattina di Buchanan, ragazzi? Che per l'amor di Dio, va bene l'investimento. Io quando vengono i giovani sono sempre contento. Una dote di Buchanan che da piano ha rapito gli occhi e la velocità. L'abbiamo detto, velocità, serpentine, bravo nel saltare l'uomo. Il canadese è totalmente a digiuno di movimenti difensivi e serviranno lezioni supplementari. Era normale, io te l'ho detto non conoscendolo benissimo. L'ho visto giocare un po' al mondiale, ho visto qualche partita, ossia Sprazzi, ma non ha fase difensiva, quindi anche lui è un profilo sicuramente interessante, ma dove su cui devi lavorare tantissimo, soprattutto in fase difensiva, perché ragazzi, gli esterni poi, per come gioca Inzaghi, devono avere una caratteristica principale, ovvero sia quella di non correre a vuoto. Devono essere intelligenti tatticamente, perché se gli esterni con il 3-5-2 di Inzaghi, se gli esterni cominciano a correre a vuoto, l'è finita, cioè. Quindi non è semplice fare d'esterno in questo schema qua. 3-5-2 a riempimento, bla bla bla. Poi queste, magari poi facciamo una live e spiego un attimino cosa intendo io per 3-5-2 a riempimento. Ragazzi, scusate, ma sono influenzato, la tosse e mal di gola. Spero di essere stato chiaro. Mi raccomando, iscrizione al canale, condividete la live di venerdì giù le mani dall'Inter, perché è importante far arrivare il messaggio che vogliamo lanciare venerdì. Quindi rigore netto su De Roon, saluto i tifosi del Milan, statemi bene, questa è tonda e non si mangia. Ciao Inter.